principali competenze richieste a un tecnico della gestione del cantiere sono quella di far eseguire le lavorazioni che sono richieste dai progetti dell'ingegnere e dell'architetto. Quindi bisogna impartire gli incarichi alle varie ditte esecutrici nel giusto ordine, nella giusta sequenza, con i giusti tempi, in modo che le lavorazioni vengano eseguite in maniera più corretta e nella sicurezza. Il percorso di formazione per accedere a questa professione parte dalle scuole, sicuramente ci sono scuole tecniche come geometra o perito edile, dove nella scuola di perito edile si fa anche pratica. Ci sono dei cantieri laboratorio nella scuola dove si può fare già un percorso di pratica. Principalmente la vera pratica si fa con il lavoro, quindi più uno ha esperienza e più ha competenza per svolgere questo compito. Questo lavoro consiste nel organizzare il cantiere a partire dai progetti, quindi bisogna saper leggere i progetti, le carte proprio scritte dai progettisti, dagli ingegneri, dagli architetti. Presa visione dei progetti si deve organizzare come impartire gli incarichi alle varie ditte esecutrici. Organizzare anche i tempi di esecuzione, quindi la sequenza o la simultaneità di come possono essere realizzate le lavorazioni e fare in modo che vengano eseguite nella sicurezza, in modo che nessuno si faccia male e che non vengano anche messe in pericolo persone che accedono al cantiere. Il lavoro è soprattutto edile, quindi di costruzione e di ristrutturazione. Le difficoltà per trovare lavoro, a parte la competenza, uno deve essere competente, deve avere delle buone referenze. Reperire il lavoro è un problema anche di costi, perché bisogna essere concorrenziali. Analisi del mercato del lavoro, proiezioni future positive, perché c'è molta richiesta di manodopera grazie anche agli stanziamenti statali per la transizione ecologica. Ma è molta richiesta di manodopera specializzata per questo. Le proiezioni sono buone.